In questo video andiamo a vedere 5 francobolli della Corea del Sud rari di valore. Iniziamo con questa coppia di francobolli da 10 mun coreani del 1884. Fu emessa in occasione della stipula del Trattato Italo-Coreano firmato tra il paese della Corea e la nazione del Regno d'Italia. Chiamato anche Trattato Ineguale, si basava su convenzioni che diversi paesi orientali accordavano con i paesi occidentali. Questo era per evitare delle vere e proprie invasioni nel territorio, perché le nazioni asiatiche erano incapaci di resistere alle pressioni militari ed economiche straniere. Sul centro potrei vedere un cerchio che fa parte dello stemma antico usato della Corea. Attorno delle scritte in lingua coreana e sotto un numero 10 che sarebbe 10M, che è espressa nella vecchia valuta del mun coreano, valuta in vigore dal 1633 al 1892. Oggi questa coppia originale vale 60 euro. Il tris di francobolli mun coreani del 1884 furono emessi in 3 valori nominali diversi, espressi tutti nella vecchia valuta del mun coreano, quando ancora la nazione non era suddivisa in 2 stati distinti, ovvero nella Corea del Sud e la Corea del Nord. Il pezzo da 2500 mun, questi ai lati, sono molto simili sia nelle raffigurazioni che nelle scritte. Riportano entrambi il classico cerchio stemma del paese, che rappresenta da sempre la storia e la cultura della Corea. Pace e armonia significa. Sul pezzo da 50 mun, invece, quello nel centro, eccolo qua, le disposizioni delle scritte e dei simboli varia, ma resta sostanzialmente uguale agli altri 2 francobolli, nella scritta più che altro riportata in basso in lingua inglese, che significa poste coreane. Questo tris di francobolli oggi vale 70 euro. Il francobollo dell'UNESCO coreano fu emesso per la ricorrenza della costruzione della sede UNESCO inaugurata a Parigi in Francia il 3 novembre del 1958. Sul centro potrei vedere dall'alto l'edificio costruito, ovvero sede dell'UNESCO. Sotto la scritta Repubblica di Corea. A destra invece il simbolo UNESCO con sotto riportato un numero che è il 40, che indica appunto il valore nominale di 40 won sudcoreani, valuta ufficiale della Corea. Francobollo emesso per ricordare e commemorare l'organizzazione UNESCO, di cui anche la Corea del Sud ne fa parte, oggi vale 90 euro. I francobolli della dinastia Yi del 1970 e 1971 raffigurano dipinti e momenti che fanno parte della storia della famosa casata Yi, dinastia coreana diventata dinastia reale e poi imperiale. Ha un passato molto lungo che inizia dal 1392 e che ancora oggi ha i discendenti viventi, ma con differenti poteri e sono più di fatto rappresentativi. In questi pezzi potrei vedere diverse immagini di persone che praticano l'insegnamento del Taekwondo,
l'arte dello yoga, gente che balla e diversi paesaggi presenti nel paese. In tutti i pezzi potrai vedere in alto il simbolo del stemma ufficiale del paese e il numero 10 in basso, che indica il valore nominale del pezzo, ovvero 10 won sudcoreani. Questa collezione intera oggi vale 110 euro. I francobolli della guerra coreana anno 1951 furono emessi in occasione della partecipazione di 21 stati paesi membri delle Nazioni Unite al conflitto che vide la Corea del Sud invasa dalle truppe della Corea del Nord. Un conflitto durato 3 anni che vide la Corea spaccarsi in 2 stati diversi tra nord e sud. Sul centro di questi francobolli potrai vedere la bandiera sudcoreana affiancata dalla bandiera partecipante all'Organizzazione delle Nazioni Unite al conflitto per difendere il paese sudcoreano. Sopra la scritta in lingua inglese che tradotta significa paese che ha partecipato alla guerra coreana. Scritta che vuole in qualche maniera ringraziare il suo aiuto militare ed economico a sostegno della Corea. Sotto le bandiere, a sinistra, il valore nominale da 500 won sudcoreani e da destra, l'anno di emissione di questi pezzi, anno 1951, che fu anche l'anno in cui fu firmato dalle Nazioni Unite il trattato di pace con il Giappone, che è un altro paese partecipante che prese parte al conflitto schierandosi però dalla parte della Corea del Nord e l'Unione Sovietica. Trattato che iniziò un lento processo di pace, interrotto spesso poi da conflitti armati. Una particolarità che c'è in uno di questi pezzi è nel francobollo che riguarda l'Italia. Viene erroneamente raffigurata la bandiera del Regno d'Italia, ormai non più esistente, perché quest'ultimo era diventato ormai una repubblica e non più una monarchia. Oggi questa intera collezione vale 660 euro. E ti ringrazio per avermi seguito fino a qui. Ricordati di iscriverti al canale se sei interessato al mondo della numismatica, filatelia o collezionismo in generale. E ci sentiamo al prossimo video.